Cercheremo di proporvi un corso, un vero e proprio corso a puntate, su quello che è il lavoro dell'educatore dei cani. E abbiamo incontrato Enrico Casucci per capire chi è e che cosa fa un educatore. Oggi parleremo di educazione, che è un elemento importantissimo per poter convivere correttamente con i nostri cani. È importante distinguere i termini educazione cinofila e addestramento cinofilo. L'educazione cinofila è essenziale per dare gli strumenti giusti al nostro cane per poter convivere correttamente in un ambiente urbano. Quindi l'educazione è proprio dare la possibilità al cane e all'essere umano di convivere in modo più equilibrato possibile nel nostro ambiente. L'addestramento invece consiste nell'insegnare al cane delle abilità, che possono essere abilità sportive o lavorative, e quindi il cane sviluppa delle competenze particolari in un determinato settore. La socializzazione è un altro elemento importantissimo per far crescere i nostri cani nel modo più equilibrato possibile. La socializzazione si divide in intraspecifica, dove il cane socializza con gli individui della sua stessa specie, interspecifica, dove il cane interagisce con individui di specie diverse, quindi compreso noi, e socializzazione ambientale, dove il cane deve abituarsi, in questo caso all'ambiente urbano, a tutte le situazioni che racchiudono questa realtà. È importante fin da cucciolo abituare il cane a stare insieme ai suoi simili, in modo che da adulto avrà delle interazioni e delle risposte più equilibrate possibili. Quindi il dovere che dobbiamo avere quando adottiamo un cane o prendiamo un cane è proprio quello di impegnarci a fargli vivere la vita a 360 gradi, in casa, al lavoro, in vacanza, al parco con gli altri cani.